il parroco Padre Saverio, ringraziamo Alfredo Tocco, neo medaglia d'argento agli europei di karate in Turchia, ma qui dopo sarà affidato il calcio d'inizio. Ringraziamo il sindaco di Santa Maria Vico Andrea Pirozzi, ringraziamo il sindaco di Cervino all'avvocato Giovanni De Lucia, anche se non c'è ringraziamo il sindaco di Arienzo Davide Guida. Ringraziamo la presidente dell'associazione San Vincenzo Mandre, il presidente dell'associazione Cava Terra Nostra e il presidente dell'associazione Maria Addolorata. Noi abbiamo sempre voluto fare qualcosa per gli altri, abbiamo sempre avuto a cuore il problema dei bambini e ci siamo chiesti cosa potevamo fare. Abbiamo cercato di fare qualcosa nel nostro piccolo, ma ci siamo resi conto che da solo potevamo fare ben poco, quindi abbiamo pensato che se magari ci univamo, riusciamo a mettere più realtà insieme, potevamo fare qualcosa in più, e per questo abbiamo pensato di organizzare questo torneo per Save the Children. Noi ci mettiamo tutto il nostro, ora tocca anche a voi collaborare per aiutare i bambini. Grazie. Forse lo farà il sindaco, ma io benedico questo torneo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, salga a te la nostra lode, Padre, che nella tua provvidenza guidi a un fine di bontà e di grazia le fatiche e i progetti umani. Dà sollievo al corpo e allo spirito e aiutaci a disporre con saggezza del nostro tempo libero. Ascolta, Signore, la nostra fiduciosa preghiera, perché questi spazi, destinati ad attività ricreative, accrescano il vigore delle membra e favoriscano la serenità dell'anima. Fa che tutti gli sportivi sperimentino nella lealtà il valore dell'amicizia e, superando ogni forma di violenza, promuovano la civiltà dell'amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Ora passiamo la parola al sindaco che magari vorrà dire qualcosa. Buonasera a tutti voi, il saluto doveroso da parte mia e dell'intera amministrazione comunale all'Associazione Sant'Anna, al presidente che ancora una volta con lo sport tenta di unire la valle, cosa difficile. Quindi saluto anche il sindaco di Cervino, nonché consigliere provinciale, che sta seguendo la grave difficoltà e problematiche che stanno avendo le scuole della provincia di Caserta, la viabilità e nonché la provincia. Domani insieme saremo a una manifestazione confinti di poter stare a fianco ai dipendenti della provincia che sono senza stipendio, ai docenti scolastici, a tutte quelle che le difficoltà che sta avendo la provincia. Quindi dicevo un saluto anche da parte del sindaco di Arienza che è giustificato, prossimo sposo, quindi a lui vanno gli auguri miei, i nostri e spero anche i vostri. Quindi dicevo, noi dobbiamo solo ringraziarti per le attività che fai nell'interesse esclusivo della collettività. Stai lavorando tantissimo, tu e la tua associazione, noi te ne siamo grati. Al di là di beceri speculatori che speculano sulle attività che si fanno, di coloro che intendono di sviare la tua associazione come tutte quante le altre, saranno una sparuta minoranza che noi metteremo all'angolo, questo te l'assicuro da sindaco Andrea Pirozzi. Dicevo, questa è una bella manifestazione perché la Valle di Suestra sta attraversando un momento difficile. Abbiamo gli ultimi avvenimenti del Comune di San Felice che a noi toccano, dobbiamo dirlo, perché è venuta meno la democrazia e quindi anche San Felice si unirà alla collettività della Valle Suestra solo tra due anni. Quindi io con Giovanni, con Dani stiamo lavorando in grosse difficoltà per risollevare questo territorio. Ma se non c'è la collaborazione dei cittadini, se non c'è la straordinaria collaborazione dell'associazione come la tua, noi non possiamo andare da nessuna parte. Tutti insieme si riesce a risolvere il grave problema che stiamo attraversando. Da soli non si va da nessuna parte, per cui io non voglio indugiarlo perché penso che Giovanni ci ha da dire anche qualcosa di importante anche lui. Ancora una volta per il secondo anno lo sport al di sopra di ogni altra cosa. È una cosa positiva perché lo sport allontana i giovani dalle brutte strade e per cui
ancora una volta complimenti a te, complimenti all'associazione che straordinariamente si sta veramente distinguendo per le attività che fanno sul territorio senza scopo di lucro, lo voglio ricordare a tutti. Complimenti, auguri, tutti insieme andiamo avanti. Buonasera a tutti, non posso che confermare quello che Andrea aveva detto, sottolineando innanzitutto le difficoltà che stiamo attraversando come amministrazione e della Valle di Suessola. È in queste occasioni che si vede veramente l'attaccamento al territorio, perché quando le cose vanno bene tutti siamo bravi, tutti siamo presenti con le bandiere in mano. Quando invece ci sono delle difficoltà tutti scompaiono. Allora è in questi momenti che noi dobbiamo dimostrare che il nostro territorio è il nostro e non lo tuteliamo, perché noi siamo convinti che anche San Felice Cancello risorgerà, perché ha gli uomini, ha le competenze, le capacità per risorgere e riconquistarsi quella centralità anche che aveva in questa valle. Noi siamo vicini ai nostri concittadini, ma lo dobbiamo essere non con le parole, con i fatti. I fatti significa, prima si parlava di associazioni che vengono un po' utilizzate per terzi fini. In questa occasione noi invece dobbiamo dimostrare di non, tra virgolette, sparlare dei nostri amici sanfeliciani. Quelle difficoltà ce le abbiamo tutti qua, chi in più, chi in meno, ci sono. È inutile nascondersi dietro un dito, ma noi già da domani, unendo queste difficoltà per far capire che le difficoltà non stanno solo nella valle di Suessola, ma nell'intera provincia, e volendo fare un collegamento tra i problemi di San Felice e quelli della provincia, domani mattina io invito come consigliere provinciale, ma innanzitutto come cittadino, a tutti quanti, perché il problema è di tutti. A Caserta, ore 9, stazione ferroviaria, da lì partirà una bellissima processione, usiamo in termini religiosi, una processione deve essere tale, perché per il processo intende anche quell'essere in silenzio e capire insieme qual è il problema è uno solo. Abbiamo una provincia in dissesto, lasciamo stare le colpe, altrimenti non usciamo, ma domani tutti i sindaci dei 104 comuni della provincia di Caserta, tutti i dirigenti scolastici, tutti i sindacati, ma tutti i cittadini devono partecipare a questo incontro, perché noi chiediamo una sola cosa al governo, che ci stia a fianco per risolvere questi problemi. Parliamo di 50 milioni di euro di debito, ma come hanno fatto? Lo dobbiamo domandare agli altri amici, non lo domandiamo, ci accogliamo la croce, ma tutti quanti la dobbiamo portare avanti. Quindi questi purtroppo problemi dobbiamo affrontarli insieme, dobbiamo essere uniti soprattutto in questo momento di difficoltà per la valle, per la provincia, e questi momenti. E perciò il ringraziamento va a tutti, al Presidente, all'Associazione, ma a tutti quelli che partecipano, sono momenti di coesione. Lo sport serve per aggregare, per conoscerci, ma per stare pure insieme, perché è normale, ci conosciamo istituzionalmente, ringraziando il Signore con Andrea, con Guida, e abbiamo ottimi rapporti al di là della politica. Dobbiamo superare questi steccati, Cervino, Santa Maria, meglio Santa Maria, San Felice, queste diatribe che non servono a niente. Uniamo invece le forze e vedrete che i risultati li ottiene San Felice, Santa Maria, Arienzo e Cervino. Allora potremo dire ed essere fieri di una parola: siamo cittadini della Valle di Suessola. Ed è questo che noi, io auguro a tutti quanti, e nella speranza che ci rivediamo l'anno prossimo. Grazie a tutti. Ora c'era Antonella di Save the Children che voleva dire qualcosa. Buonasera a tutti, a nome dell'associazione volevamo ringraziare tutti i presenti per l'ospitalità e per il sostegno alla nostra causa. In particolare volevamo ringraziare anche noi l'associazione Sant'Anna e il dottor Bigliotti per averci permesso di essere qui. Grazie.
Ora vorremmo procedere con il calcio d'inizio con il nostro campione di karate e poi volevamo lasciare una targa a voi di Save the Children, a Padre Saverio e proprio ad Alfredo. Mm-hmm.